Bentornati a Radio Design. Oggi sono sempre io, Nicola Palumbo, docente di web marketing, voce di Radio Design. Oggi introduciamo un nuovissimo programma di officine creative italiane. Sono qui con noi. Ok, Claudia Ioanna. Massimiliano Tuveri. allora oggi parliamo di, se non sbaglio, di un fotografo. Adesso ce ne parleranno loro nello specifico. Volevo solo aggiungere che questa puntata, poi questo programma diventerà una, diciamo, ricorrente ogni 15 giorni. Parleremo appunto di un fotografo e poi ci sarà anche una novità, cioè parleremo anche di cultura fotografica in generale, ma poi questo ve lo spiegheremo meglio più avanti. Allora, Claudia, introduciamo questo fotografo. Chi è? Allora, Daido Moriyama. Daido Moriyama è un fotografo giapponese che nasce nel 1938 in un Giappone in fase di, come dire, di grandissima crisi, quindi siamo in un periodo molto cupo, che è quello che prelude alla Seconda Guerra Mondiale. È un fotografo non noto a tutti, ma che comunque ha segnato la storia della fotografia, credo anche mondiale, anche perché ha interpretato il suo paese fotograficamente, in modo assolutamente innovativo. Ha scompaginato tutte le regole della fotografia che esistevano fino a quel momento, ad esempio destrutturando il reportage fotografico che fino a quel momento aveva dei canoni sostanzialmente di leggibilità da parte dei fruitori e quindi decontestualizzando e riproducendo, diciamo, il suo paese, la vita intorno a lui, girando quindi per, diciamo, un Giappone, ma anche una Tokyo interminabilmente, tutta la vita a piedi, per strada, con la sua macchina fotografica, cogliendo frammenti di vita urbana, quindi scorci urbani, ma anche di vita umana, quindi tantissimi personaggi che affollano le sue fotografie, che vanno a comporre un mosaico molto interessante. Sì, la fotografia di Moriyama è importante anche perché segna, diciamo, un certo tipo di distacco da una fotografia tradizionale, in quanto lui, come ha detto Claudia, nasce nel 38 e prende praticamente tutta la coda finale della guerra sino-giapponese e che va poi a sfociare nella Seconda Guerra Mondiale. Quindi praticamente la sua fotografia cruda, perché è cresciuto in quegli anni, è sinceramente differente da tutto il tipo di fotografia giapponese che si produceva fino a quel momento. Cioè lui utilizza una fotografia con dei neri molto forti, una fotografia ovviamente in bianco e nero, dei neri molto forti, una grana molto accentuata, che in un certo qual modo, anche perché comunque discepolo di un fotografo molto importante in Giappone che è Hosoe, e per il quale ha fatto l'assistente per diverso periodo. E questa fotografia in sostanza cambia il modo di vedere le immagini che fino a quel momento erano estremamente delicate, anche per la fotografia giapponese. E quindi una curiosità, il suo nome, perché lui si chiama Daido Moriyama. Daido è una lettura possibile del suo nome, un'altra lettura è Hiromichi, un nome è un destino, perché lui ha rappresentato per tutta la vita, diciamo che la sua è una fotografia di strada, comunque realizzata in strada, e il suo nome significa la grande strada. Ah sì, cioè Sì, Daido. Dai. Esatto. Vuol dire grande, do vuol dire via, strada. E quindi è veramente un nome e un destino. Tra parentesi, inizia a studiare anche design, però Esatto. arriva comunque ad altri linguaggi artistici, è un po' insofferente agli studi e quindi, Molto insofferente, esatto, devo quindi dire. preferisce dedicarsi anche al disordine della città e rappresentarlo frammento per frammento. È bello pensare di portare la fotografia alla radio perché bisogna far visualizzare questi frammenti Certo. urbani neri, cupi, molto belli, che hanno comunque influenzato tantissimo i fotografi successivi, senza però confondere la sua fotografia con la street photography, perché Daido Moriyama, all'opposto della street photography, non cerca il momento decisivo, ma anzi coglie tutti questi tasselli di un mosaico e sono tutti di pari valore, di pari dignità. Lui indaga in sostanza, perché spesso quello che ha detto Claudio è importante, perché spesso viene, come dire, in un certo qual modo caratterizzato, cioè viene chiamato fotografo di strada. In realtà lui non è uno street photographer, lui è un fotografo che indaga i cambiamenti che ci sono in atto nel Giappone in quegli anni lì. Quindi Esatto. abbiamo citato la guerra mondiale perché? Perché chiaramente il Giappone esce da questa guerra completamente distrutto, no? Sia nel morale,
tu considera tutto quello che c'è, no, come cultura orientale, perché si è dovuto arrendere, no? Quindi per i giapponesi è una cosa incredibile, inconcepibile, questa. Esatto. E distrutta anche nel senso che sappiamo le bombe atomiche, quindi proprio distrutta, certo, fisicamente anche il Giappone. Quindi lui indaga questi cambiamenti e lo fa, come dire, senza mettere un velo sugli occhi, cioè essendo proprio crudo fino all'ultimo, d'accordo? Quindi lui abita in un quartiere, diciamo malfamato, tra virgolette, per andare a prendere i libri in biblioteca, in libreria, per studiare, attraversa i quartieri a luci rosse, e quindi lui fa fotografie senza veli, sostanzialmente. Quindi è una cosa completamente, per quel periodo, quantomeno una cosa, sì, diversa. Sto pensando alla cultura giapponese così strict. Esatto. E poi penso a una persona del genere, quanto disagio potesse vivere in quei schemi, luoghi. Completamente fuori dagli schemi. Tra parentesi, una cosa molto bella, dato che quello che ci piacerebbe fare oggi è anche creare delle intersezioni tra la fotografia e le altre arti, è che nello stesso momento anche il mondo del disegno e del fumetto cambia nello stesso identico modo. C'è un personaggio parallelo sostanzialmente rispetto a Moriyama, che è Tatsumi, che inaugura questa scuola di disegno che si chiama Gekiga, che è una scuola di disegno che è un fumetto che non è un manga. Quindi il manga che non è un manga non è per bambini, non è positivo, non c'è ironia, non c'è umorismo, non c'è niente di ludico, però pubblica sostanzialmente un libro di 800 pagine, che è una biografia che si chiama Una vita tra i margini. E quindi c'è il mondo di Moriyama e allo stesso tempo il mondo del fumetto giapponese che cambia radicalmente e va a indagare proprio la vita nelle strade, nei quartieri più bui. E questo è molto interessante, perché entrambi cambiano completamente il linguaggio che era in auge fino a quel momento. Infatti, se andiamo ad analizzare i fumetti e le fotografie di Moriyama, troviamo delle analogie stilistiche fantastiche. Cioè, adesso magari io chiederei ai radioascoltatori di andare anche a guardare, no, queste cose che noi ovviamente non possiamo far vedere, però vedono che praticamente quello che c'è in questi disegni è molto molto simile alle fotografie di Moriyama. Pensiamo al bianco e nero anche dell'inchiostro, certo, di China, ecco, sì. Quei bianchi e quei neri ci sono anche nelle fotografie di Moriyama, ed è bellissimo anche metterle a confronto, proprio le tavole dei fumetti con le sue fotografie. E questa non è comunque l'unica commistione, no, che c'è con le altre arti, perché siamo negli anni 60 e in quel periodo, tra i libri che andava a prendere Moriyama nella sua biblioteca, trova un libro che influenza gran parte del suo futuro, poi, no? Che è quell'On the Road di Jack Kerouac. E lì troviamo anche delle analogie con Moriyama. Perché? Perché è quel mente affascinato da questa lettura che comincia un vero e proprio viaggio fisico, come quello che ha fatto Kerouac, per tutto il Giappone, raccontando appunto alla sua maniera, con la sua macchina fotografica, quello che era il cambiamento di quell'epoca, come un vagabondo sostanzialmente in giro per questo oriente giapponese. Ci sono dei punti di contatto con Jack Kerouac. Fondamentalmente c'è questo viaggio per il viaggio, non raggiungere una meta precisa, quindi il senso del viaggio non è nel raggiungimento della destinazione finale, ma è nel movimento stesso che conduce da un luogo all'altro. Una volta raggiunta la meta, riconduce il movimento, perché comunque non c'è una soddisfazione in questa, non c'è una conquista, insomma, di un luogo, e quindi il senso del movimento in se stesso che giustifica il viaggio stesso e che si ritrova in tutte le fotografie di Moriyama. E pubblicherà un libro che si chiama Il suo On the Road, quindi è proprio un omaggio a questo tipo di letteratura che tanta parte, insomma. Partendo dai personaggi anche di quel libro, purtroppo anche Moriyama era, diciamo, un personaggio un po' borderline, no? Vogliamo dire così. E quindi anche se tutti noi magari immaginiamo, no, il giapponese, no, con un certo tipo di cultura, certo, un certo tipo di situazione, e lui in realtà era molto ai limiti, no, rispetto a questa cultura dell'epoca.
e quindi purtroppo entra in un periodo che è quello legato, diciamo, ai problemi con l'alcol e con la droga, che effettivamente gli fanno smettere anche di fotografare, no? Perché lui poi, diciamo che per 8-10 anni ha interrotto completamente la sua produzione fotografica. Tanto per un fotografo, tantissimo. C'era annientato praticamente. Sì. Completamente annientato, disintegrato sostanzialmente da quello che anche aveva visto, no? Che in un certo qual modo l'aveva segnato all'interno, e quindi si era buttato, diciamo, su un mondo parallelo, se vogliamo chiamarlo così, che era l'alcol o un certo tipo di droga. Per poi riavvicinarsi alla fotografia e anche a colori. Siamo negli anni 80, no? Sì. Sì, sì, in bianco e nero, quasi tutta la sua produzione in bianco e nero, però c'è anche un Daido Moriyama a colori che è anche molto interessante, che è più realistico, quindi rappresenta la realtà, diciamo, senza filtri, così come si presenta, mentre il bianco e nero è sempre un'interpretazione, un'astrazione della realtà in cui lui comunque si trova molto bene, anche per la filosofia del, per esempio, del wabi-sabi giapponese, quindi che è un elogio dell'imperfezione in cui lui si immedesima moltissimo. Infatti quello che ha detto Claudia è importante, perché in fotografia in genere, diciamo, la fotografia in bianco e nero in se stessa non ha la distrazione del colore, no? Perché il colore, se vuoi, in alcuni tipi di fotografie è il soggetto stesso della fotografia. E difatti Moriyama, comunque, le sue fotografie, cioè quelle che interpretano la sua anima, sono in bianco e nero. Che interpretano i suoi desideri, magari nascosti, oppure le sue ansie, sono in bianco e nero. Quello che invece lui vedeva e lo riproduceva a colori, perché era non voleva veli rispetto a quello che era, cioè non voleva dare una sua interpretazione, ma era semplicemente quello che vedeva, e quindi lo lasciava a colori così com'era nel mondo. È interessante questa cosa qui del colore bianco e nero. Sì. Quindi, cioè, lui è... È ancora attivo. Ah, infatti sto dicendo, ma cammina tutti i giorni per le strade del Giappone fotografando. Cioè, quanti anni ha? Dal 38. Del 38, fai tu il conto, io adesso in matematica non sono più. Io lo davo già per spacciato dopo quegli 8 anni di droghe e robe varie. No, si è ridedicato alla fotografia, ha avuto questa determinazione, questa forse è più forte di lui, ha un istinto che lo riporta comunque a riprendere la macchina fotografica e ad usarla per interpretare il mondo in cui vuole vivere immerso. Perché poi questa sua fase dove si è perso era verso 40, 50... Diciamo che era fino agli anni 80, diciamo dal 72 all'80, 81. Tra i 30 e i 50 esattamente, proprio... anche se vuoi nel culmine della sua attività fotografica, perché in quel momento lui raggiunge anche con pubblicazioni, apre una rivista a suo nome insieme ad altre collaborazioni, dove impone quel tipo di fotografia che fa parte di, che diventa poi come dire, di stimolo per altri fotografi giapponesi che in quell'epoca producono esattamente come lui, cioè lui crea questo stile fotografico, no? Che ancora oggi è quello di Provoke, esatto. Si chiamava questo magazine Provoke, che quindi... è durato solo 3 numeri, però sì. Perché era una provocazione, esattamente, appunto, era una forte provocazione. Che tu considera sempre, noi parliamo, però parliamo col punto di vista occidentale, certo. Giappone, lì è estremo, come era veramente estremo, cioè. Loro sono estremi sotto tanti punti di vista, però sono nascosti, no? Cioè sono estremi nel loro intimo, nella loro situazione che è coperta, no? Poi c'è quell'etichetta giapponese che comunque verso l'esterno fa manifestare sempre un certo tipo di comportamento, certo. Da cui lui si distacca in modo proprio plateale. Decisamente. Tra l'altro, se non ricordo male, c'è stata anche una bellissima mostra da queste parti a Foligno, mi sembra 3 o 4 anni fa, no? Sì, a Foligno... pochissimo tempo fa è stata una mostra, appunto, a cui ho assistito, veramente meravigliosa, con alcune, c'era una zona centrale allestita anche in modo molto interessante con le sue stampe proprio realizzate da lui, molto preziose, veramente bello. Una bella esperienza, sì. Tu considera che lui, talmente fuori e talmente
randagio, come si definiva, no? Perché lui amava definirsi in questa maniera. Diciamo che la sua rappresentazione, cioè quando gli hanno chiesto se lui doveva rappresentarsi in una maniera specifica, anche fotografica, no? Considera che la sua foto simbolo è quella appunto di un cane randagio che guarda in macchina con occhi cattivi, perché comunque era dei vicoli di quella, di quella Tokyo malfamata, tra virgolette, che lui amava fotografare insieme a personaggi che erano prostitute o uomini della Yakuza, no? E ma quindi, non solo, c'è cioè no, anche certo, comunque un aspetto, diciamo, urbano di folla anche abbastanza normale, tra virgolette, però naturalmente ha questa sua vena per cui va ad indagare preferibilmente gli angoli più bui. Un Kellogg fotografico giapponese. Esattamente, esattamente. Ah, okay. Siete riusciti a farmi dare un'idea. Esatto, proprio l'hai presa in piedi. Siete stati bravi. Ho figurato senza aver visto mai una foto di lui e sono riuscito a capire. Sarebbe interessante. Dato che abbiamo forse anche il video pure le prossime volte, magari ci prepariamo, sì, se avete qualcosa di fotografico da mostrare, che sarebbe anche carino. Sì, no? Sicuramente poi nei link sottostanti metteremo qualche riferimento. Come? Ecco. Per capire poi bene anche il fotografo, per chi segue il podcast, ma anche in video su Facebook e YouTube, può essere molto interessante. Bene, abbiamo detto più o meno tutto, siamo rimasti anche i nostri tempi, siamo stati veramente bravi nella nostra prima puntata. Fantastico. Direi che è stato molto interessante, grazie, perché per me questa è una specie di mini corso che faccio e imparo grandi cose. Bene. Per noi è un grandissimo piacere, d'altra parte, la nostra... Certo. Attività, ma diciamo che questa è una cosa bella, anzi ti ringraziamo di questa proposta, perché noi come Officine Creative Italiane, insomma, ci piace diffondere un certo tipo di cultura fotografica e quindi siamo a disposizione, ci fa molto piacere collaborare con l'Istituto Italiano di Design proprio per questo motivo. Bene, bene. Voi vi trovate, ricordatelo, così almeno per chi vuole vedere se c'è qualche libro che riguarda lui. Certo, noi siamo in via Bruschi 2B Perugia, centro storico, e abbiamo uno spazio dedicato alla fotografia a 360 gradi, dove si svolgono tutti i tipi di attività pensabili, ipotizzabili, relativi alla fotografia. Attendiamo tutti gli appassionati. Siamo aperti tutti i pomeriggi, dalle 16 alle 19, nel lunedì alla domenica. Così almeno ci riposiamo un po' anche noi, perché ci può stare. Beati voi. Ok, allora posso solo aggiungere che questo contenuto podcast lo potete trovare anche, appunto, dicevo, in video su Facebook, su YouTube e poi dalla prossima settimana anche su Spreaker per quelli più young, perché noi usiamo un po' meno queste cose, io lo uso ma è una rarità, e poi anche su iTunes, quindi per chi ha iOS può abbonarsi al podcast. Perfetto. Bene, allora alla prossima puntata. Qui adesso faccio il one man show, chiudo tutto io. Ok, grazie Nicola, grazie a tutti gli ascoltatori.